Settimana conclusiva di campagna elettorale, esponenti della politica nazionale e locale nelle piazze molisane per gli ultimi appelli. Il Tribunale di Larino ha emesso il provvedimento dell'obbligo di dimora per due giovani pregiudicati, uno residente in Molise e l'altro a Trapani in Sicilia. Un giovane non riesce a saldare il conto per l'acquisto delle cuffie, ci pensa l'anziano genitore con la carta di credito, ma è una truffa, smascherato dalla polizia e il pregiudicato. L'Under 17 della Magnolia Basket trionfa in Abruzzo nella pallacanestro nazionale, secondo titolo giovanile italiano consecutivo per i rossoblù. Ben ritrovati all'informazione di TLT. È giunto in Molise oggi il vicepresidente della Camera dei Deputati, Sergio Costa, che è stato tra l'altro ministro per l'ambiente nel governo Conte, la sua presenza per chiedere il sostegno agli elettori del Movimento 5 Stelle. Il vicepresidente della Camera dei Deputati, l'onorevole Sergio Costa, che è stato anche ministro dell'Ambiente nel governo presieduto da Giuseppe Conte, è giunto a Campobasso per sostenere i candidati della lista del Movimento 5 Stelle, che ha espresso una coalizione progressista con candidata a sindaco del capoluogo di regione, la professoressa Maria Luisa Forte. La presenza del parlamentare anche per contribuire alla campagna elettorale per le elezioni europee. Il legame delle attività che a livello europeo si vanno a fare ricade necessariamente sui comuni. Voi vedrete l'85% delle scelte politiche che si fanno a livello nazionale sono quelle che vengono scelte a livello europeo. Per cui è importante legare il rapporto tra il candidato sindaco, i candidati e la sua squadra ovviamente, e i candidati come Maura Sarno, i candidati europei, per creare questo ponte. Ecco perché sono qui. Non è più soltanto questione di Movimento 5 Stelle, ma di scelte che poi ricadono sul territorio. Naturalmente l'onorevole Costa si è soffermato sui temi ambientali e sul progetto dell'offshore sulla costa del Molise. Il Molise è una terra ad un indice di verde e di tutela ambientale molto alto, fortunatamente. Se è vero che quindi nei prossimi 5 anni noi abbiamo uno sviluppo del Green Deal che non è soltanto, come dice qualcheduno, l'auto elettrica, ma invece tutta la politica di tutela della biodiversità, tutta la politica di tutela dei parchi, tutta la politica di tutela della qualità dell'aria, delle alberature e quant'altro collegato, allora in quel caso significa una ricaduta che non è solamente di cosa si deve fare, ma dell'opportunità economica che si dà a una realtà come il Molise e come Campobasso. È una realtà che vuol dire in buona sostanza che ci saranno delle risorse che finalmente possono arrivare sul territorio, ma queste risorse vanno intercettate tra chi si trova a Bruxelles e chi si trova poi sul territorio di Campobasso, altrimenti queste risorse vanno altrove. L'offshore, che vuol dire in buona sostanza oltre la linea di visione del vincolo, diciamo, marino, vuol dire oltre le 12 miglia, si può fare a patto e condizione che non incida su due cose, sulla qualità del paesaggio e sulla qualità della ventosità. Sono i due elementi tecnici, vedete, sono elementi fortemente tecnici, ma lì può passare sicuramente il futuro. Io vedo molto di più quel tipo di futuro piuttosto che le paleoliche su un pizzo di montagna, scusate la battuta, che mi va a rovinare un paesaggio come quello del Molise, che non deve essere aggredito da questo punto di vista. Se lo fai sotto costa invece e metti a ridosso della battigia o della linea di costa, vai a mettere l'eolico, che cosa vuol dire? Stai rovinando il paesaggio a mare, quindi nell'uno o nell'altro, ma dato che ci sono studi scientifici e sono stati fatti, si può fare. Peraldo De Benedittis, candidato primo cittadino del centrodestra a Palazzo San Giorgio, la sua proposta sarà quella di aiutare Campobasso ad uscire da una fase decadente nella quale la città deve fare i conti con spopolamento e crisi economica. Noi, conclude De Benedittis, siamo 6 movimenti politici di caratura nazionale con candidati di ogni estrazione d'età. Un gruppo coeso di persone pronto a battersi per rimettere il capoluogo più vicino all'Europa, più moderna e più competitiva.
E sempre a Campobasso domani mattina in via Longano avrà luogo un incontro tra la dirigenza dell'Ordine regionale dei giornalisti e gli aspiranti alla carica di sindaco a Palazzo San Giorgio, un confronto dove la categoria chiederà interventi a coloro che intendono guidare il capoluogo nei prossimi 5 anni. Sempre per la politica, in occasione della chiusura della campagna elettorale per il voto europeo, domani mattina a Guglionesi la candidata del PD, Anna Maria Becci, terrà una conferenza con gli elettori nella sua sede in Viale Regina Margherita. 305.000 sono gli elettori molisani chiamati alle urne sabato 8 e domenica 9 giugno. I big della politica nazionale in questi giorni attraversano in lungo e largo la regione. Ultima settimana di campagna elettorale per le europee e le amministrative in 56 comuni in Molise, per lo più di piccole dimensioni. Parata di big delle diverse coalizioni nelle principali piazze della regione. Rafforzare gli interessi economici e imprenditoriali dell'Italia dinanzi alla comunità europea, il monito dell'europarlamentare venafrano della Lega Aldo Patriciello in visita nelle due province. In questa fase, in questa campagna elettorale, credo che si sta riscoprendo il significato della difesa dei nostri interessi come paese, è quello di portare avanti la bandiera dell'italiano, è quello che noi stiamo cercando di fare a livello europeo, è quello di dare sempre più peso a quelli che sono gli interessi nazionali, per cui noi dobbiamo lavorare per un'Europa più importante, un'Europa più autorevole, ma comunque senza demordere, senza abbandonare quelli che sono gli interessi nazionali. Dobbiamo combattere sempre di più per difendere il nostro settore produttivo, che è messo in discussione da alcuni regolamenti, alcune direttive dell'Europa che ne danneggiano dalle fondamenta, diciamo, quelli che sono i principi generali. Più Italia, meno Europa, è uno slogan caro a una parte del centrodestra. Lei come risponde? Ci vuole più Europa e ci vuole meno Europa. Nel senso che ci vuole più Europa per alcuni temi, rafforzarla, ma su altri temi dove va a incidere su quelli che sono gli interessi nazionali, quelli che sono, diciamo, i sistemi economici dei singoli paesi e quelle che l'Europa, diciamo, dell'eccessiva burocrazia, dobbiamo dire meno Europa. Quindi dobbiamo conciliare le due esigenze. Io sono per un'Europa importante, un'Europa di un esercito unico, un'Europa per rafforzare una politica estera unica, ma sono per una meno Europa per quanto riguarda tutti, diciamo, gli interessi dell'imprenditoria, gli interessi dei cittadini e quando l'Europa entra a gamba tesa sugli interessi nazionali. C'è una parte della politica italiana che parla dei PNRR che sarebbero a rischio per le regioni del meridione, si parla di circa 8 miliardi di euro, a lei risulta questo? Ma qui non si tratta se è a rischio o meno, si tratta di essere più bravi, più veloci a spendere i soldi. Noi dobbiamo tutti assumere una consapevolezza che il tempo dei ritardi, delle lungaggini, della burocrazia è finito. L'Europa traccia delle linee, entro quelle linee dobbiamo stare, per cui c'è una tempistica che dobbiamo rispettare. Se siamo bravi a rispettare la tempistica, a fare progetti seri, credibili e progetti concreti, non dobbiamo temere niente. Ma nel meridione siamo bravi in questo? Dobbiamo migliorare. Passiamo alla pagina sindacale. Domani la UIL ha proclamato lo sciopero dei lavoratori delle imprese che garantiscano gli appalti di ristorazione collettiva negli ospedali, scuole, polizia o Enel. In un contesto economico compromesso dall'impennata inflattiva degli anni scorsi e dall'aumento del costo della vita, alcune imprese si stanno dimostrando anche in Molise irresponsabili nei confronti delle maestranze. Il progetto Piccolo Ambulatorio Sociale di Comunità Bonefro è nato un anno fa con l'intento di potenziare i servizi sociali e sanitari del territorio e per promuovere percorsi personalizzati per il benessere delle persone anziane e fragili. Con queste premesse, nella vicina Santa Croce di Magliano si è ispirato il progetto Cresciamo Insieme per affrontare il tema del disagio giovanile, sviluppato in collaborazione con l'Istituto Omnicomprensivo del Paese.
Gli agenti della questura di Isernia rintracciano un malvivente campano autore di un raggiro ad un pensionato di Venafro. Fondamentali gli accertamenti della polizia sulla lista Movimenti dell'Iban. Truffa aggravata ai danni di un anziano. Questa è l'accusa mossa dagli inquirenti ad un 50enne campano che a Venafro aveva abilmente raggirato un 76enne del posto. Alla guida di un SUV l'uomo ha avvicinato l'anziana persona che camminava nel centro cittadino e senza scendere dall'auto affermava di essere un amico del figlio. Durante il colloquio sosteneva che il proprio figlio gli avesse ordinato delle cuffie versando un acconto di 150 euro, denaro che avrebbe perso se non avesse pagato la restante somma di 200 euro. Il 76enne, credendo alle sue parole, gli consegnava tutto il denaro a disposizione in quel momento, 45 euro. Per saldare il resto il truffatore lo aveva convinto ad inserire la sua carta di credito in un POS portatile che aveva in auto, facendogli effettuare la procedura due volte, simulando che la prima transazione non fosse andata a buon fine. Solo quando è rientrato a casa il pensionato, contattato il figlio, ha verificato l'ingegnoso raggiro. Infatti, dal controllo dei movimenti della sua carta, verificava la presenza di due pagamenti a debito per un totale di 450 euro. Scattata la denuncia, gli agenti della polizia sono riusciti ad individuare il malvivente campano. Infatti, nonostante il POS portatile fosse abbinato ad un IBAN estero, sono emersi elementi che hanno consentito di identificare l'abile truffatore. Obbligo di dimora nei rispettivi comuni di residenza a carico di una coppia di giovani pregiudicati residenti in provincia di Campobasso il primo e Trapani il secondo, finiti in manette a Petacciato. L'accusa per entrambi è di tentato furto in abitazione aggravato. I carabinieri li hanno sorpresi all'interno di un appartamento privato all'altezza del Lido, messo a soqquadro alla ricerca di denaro e oggetti di valore. Si trova in una cella del penitenziario di Isernia un uomo bloccato e tratto in arresto dai carabinieri mentre tentava di forzare lo sportello di un'auto parcheggiata in Piazza Umberto a Castel San Vincenzo. Determinante la segnalazione di alcuni residenti al numero di emergenza 112 per segnalare il fatto, il proprietario dell'auto ha sporto denuncia per l'accaduto. Ancora cronaca, 4 le persone coinvolte oggi nell'ennesimo sinistro stradale sulla statale 17 all'incrocio per la frazione Guasto a Castel Petroso. 2 le auto venute a collisione. Sul luogo dell'incidente le forze dell'ordine, i vigili del fuoco di Isernia e le ambulanze del 118. Cambiamo argomento. Il 78esimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana si è celebrato a Isernia tra gli interventi di rito, la consegna dei diplomi e le onorificenze al merito. Il servizio. Come sempre, tutto ha avuto inizio con lo schieramento di un picchetto che ha onorato il gesto dell'alzabandiera e della deposizione di una corona d'alloro davanti al monumento ai caduti di piazza Tullio Tedeschi ad Isernia. Parliamo naturalmente della cerimonia del 78esimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana, presieduta dal prefetto Franca Tancredi. È una bella risposta al giorno della Repubblica, il 2 giugno, e questo 2 giugno che nasce da una sinergia con la prefettura, l'amministrazione comunale di Isernia, voglio ringraziare, l'amministrazione comunale di Agnone, le scuole, l'ufficio regionale scolastico, gli istituti comprensivi, il liceo artistico, i ragazzi di questa provincia che hanno dato il meglio di sé. Poi vedrete, hanno realizzato per i 12 principi della nostra Costituzione, hanno realizzato dei quadri che poi verranno esposti nei saloni di rappresentanza della prefettura, aperti al pubblico, e che sanno significare che questa è una provincia buona, una provincia sana, dove ci sono giovani che possono e danno tantissimo, dove c'è un corpo docente all'altezza della situazione, dove ci sono forze dell'ordine attente al
al territorio e dove c'è molta sinergia fra istituzioni. Devono essere i cittadini a crederci, devono essere loro i primi, proprio perché c'è un buon humus. Se loro stessi credono nelle potenzialità di questa regione e di questa provincia, che forse è una delle province più piccole d'Italia, e allora sicuramente si può superare e si possono superare le criticità che ci sono, fra le quali forse quella dello spopolamento è la criticità maggiore, ma devono essere i cittadini stessi a crederci. Per questo io dico un problema solo ed esclusivamente di carattere culturale, perché le istituzioni tutte, dal livello territoriale, quindi dalla regione alla provincia, ai comuni, a tutti gli altri enti dello Stato che sono qui presenti, ci credono, ma devono essere i cittadini stessi a crederci. Quindi l'università, c'è una buona università, andate a Campobasso, andate a Pesche, create cooperative, create start-up, fate in modo di rimanere, perché ci sono molte potenzialità, ma devono essere cittadini a crederci. È stata l'occasione per la consueta consegna dei diplomi attraverso i quali il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha conferito le onorificenze al merito della Repubblica a numerosi cittadini, tra i quali il vice sovrintendente della Polizia di Stato Nicolino Parisi, che da tanti anni si occupa anche dell'organizzazione relativa alle donazioni del sangue. Ci abbiamo avuto l'onore, su impulso del signor prefetto, di poter partecipare proprio nel giorno della festa della Repubblica a una donazione straordinaria di sangue con tutte le forze di polizia. Hanno anche collaborato quelli del comune, e quindi siamo felici di poter far entrare nuovi aspiranti per quanto riguarda le donazioni del sangue. Avevamo preventivato un 15 donatori, poi siamo arrivati a 20, e inoltre abbiamo anche tanti aspiranti, nuovi donatori, che oggi per la prima volta anche delle scuole ci hanno chiesto di poter fare la predonazione al fine di poter diventare nuovi donatori, quindi anche giovani donatori. Anche a Campobasso, in Piazza della Vittoria, la proclamazione della Repubblica Italiana. Il prefetto Michela Lattarulo ha reso gli onori ai caduti con la deposizione della corona di alloro al monumento. Poi al Teatro Savoia si è svolta la cerimonia dell'alza bandiera. Il prefetto Lattarulo ha inoltre ricordato come la ricorrenza dell'anniversario sia occasione che unisce istituzioni e società civile intorno alla storia e ai valori della Repubblica. A San Salvo è andato in scena lo spettacolo teatrale Mameli, il canto degli italiani, l'evento dedicato alla festa della Repubblica, una rappresentazione che ha ricordato i valori del Risorgimento, ha affermato il sindaco Emanuela De Nicolis. Uno spettacolo emozionante, ha aggiunto la consigliera Maria Travaglini, capace di muovere le coscienze. L'attaccamento ai simboli della nazione è importante per un popolo che deve sentirsi unito nei valori di libertà e democrazia sanciti dalla Costituzione. Passo indietro nel nostro telegiornale, sempre coinvolgente la sfilata dei misteri nella città di Campobasso. Si è rinnovata quindi anche quest'anno, seppur sotto la pioggia, la tradizione secolare che vede i quadri viventi delle scene religiose della Bibbia riproporsi ai visitatori. Questa volta la sfilata dei misteri a Campobasso è durata meno del solito, per via della pioggia, che è giunta circa a metà percorso e che ha spinto gli organizzatori ad accorciare il tragitto, soprattutto per salvaguardare i tanti bambini che sono i protagonisti principali dei quadri viventi che negli allestimenti curati con gli ingegni del Dizinno si propongono da secoli ai tanti campobassani e ai visitatori che provengono dagli altri comuni molisani e da fuori regione. Pensa ai bambini che adesso tanta preparazione, ma saranno 3-4 ore lì e sono la parte più alta, per cui subiscono di più l'ondeggiamento. Però dato nel momento in cui c'è entusiasmo, c'è la parte dei genitori e della famiglia a dare significato, loro partecipano con piacere e quindi è bello
vederli adesso. La vestizione poi è un rito che coinvolge tutti, credo e spero che tutto vada per il meglio per coloro che sono sui quadri viventi. Abbiamo bisogno per la pace, per la serenità, perché ci sia maggiore comunione tra gli uomini, abbiamo bisogno di qualcuno che interceda, lo fa la Chiesa, lo fanno i cristiani, ma se lo fanno i bambini, Dio è particolarmente attento al loro cuore e a quello che chiedono. La celebrazione eucaristica del Corpus Domini dà il là, dà tono a tutta la giornata, e l'apertura di questa rappresentazione del sacro con la celebrazione della Messa credo che dica che il popolo ha fede, che nella tradizione e nei riti legati alle tradizioni sa cogliere il senso profondo del rapporto con Dio e della dimensione religiosa. Per noi è un orgoglio che i misteri continuano a crescere e quindi a promuovere il nostro territorio. Si rinnova il rito di fede, di storia, insomma, di cultura, e che attraversa, insomma, i cuori e soprattutto l'interessamento di tante famiglie che tramandano poi ai bambini questa festa. E il ringraziamento va sicuramente all'associazione, ma ai tanti portatori e direi anche alle tante persone che sono stati per anni attori di questa festa e purtroppo non ci sono più. Sono emozioni che si rinnovano ogni anno è un anno speciale con la trepidazione fino a quando i misteri non cominciano a sfilare e comincia la festa per tutti. Quindi davvero un buon Corpus Domini alla città di Campobasso, mi consenta solo un ringraziamento prima di tutto all'Associazione Misteri e Tradizioni, ma anche alle tante persone che, e soprattutto la struttura comunale che con questa festa è messa a dura prova. Quindi un ringraziamento particolare ai vigili, a tutti quelli che si occupano della mobilità, al settore cultura e commercio e anche alla SEA che ci restituirà domani una città pulita da poter vivere. E il Corpus Domini di quest'anno ha fatto conoscere il Molise a molti turisti provenienti dalle realtà di Lombardia, Veneto e anche di Emilia-Romagna. Una conferma di numeri positiva per la crescita della regione per partecipare, come nel caso di Campobasso, alla sfilata degli ingegni, ai concerti di musica leggera e alla edizione 2024 del torneo di calcio giovanile, manifestazione che ha portato nel capoluogo numerose famiglie al seguito delle squadre. Torna ad Isernia l'appuntamento letterario con Lettera 423. Giunta alla terza edizione, la rassegna si svolgerà da mercoledì 12 a domenica 16 giugno e animerà il centro storico. Domani la presentazione a Palazzo San Francesco. Ancora ad Isernia, il mondo della preistoria attraverso la prima mostra itinerante di dinosauri in Italia. L'avventura con Jurassic Expo in tour da sabato 8 a giovedì 13 in via Corpo di Liberazione. Un allestimento per vivere un'emozione unica ed interagire con i giganti del passato. E adesso, come ogni giorno, spazio al meteo. Metalimpianti, carpenterie metalliche civili e industriali, scale, acciaio Corten, serramenti in alluminio, PVC e legno alluminio. Metalimpianti Boiano. Info 0874 77 34 54. La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve. Specialisti delle batterie e degli accumulatori, 30 anni di esperienza nel settore. La gamma commerciale è in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo. Tempo stabile in Molise con condizioni di parziale nuvolosità, mentre in Abruzzo possibilità di piogge alternate a schiarite. Le temperature, in leggero aumento, in Molise sono comprese tra la minima di 13 gradi a Campobasso alla massima di 22 ad Isernia. In Abruzzo valori compresi tra la minima di 11 gradi all'Aquila alla massima di 23 a Pescara. Venti deboli, mare Adriatico poco mosso. Domattina previste condizioni di maggiore stabilità su entrambe le regioni.
Iniziamo la pagina sportiva dalla pallacanestro femminile, il secondo titolo in successione nella categoria Under 17, il secondo scudetto giovanile dopo quello Under 19. La Magnolia Basket Campobasso completa un percorso da applausi nelle finali nazionali giocate in Abruzzo con 6 successi in altrettante gare. Nell'ultimo atto le rossoblù hanno avuto la meglio sul sesto San Giovanni 85-79. Per la Molisana Giacchetti 30 punti e 11 rimbalzi, ancora meglio per la Moscardella capace di 38 punti e 15 rimbalzi. Passiamo adesso alla pallacanestro maschile, il Vasto Basket sale nella Serie B. Nella gara 3 di finale supera di misura 75-73 il Termoli in un derby infuocato. Il quintetto molisano ha lottato fino all'ultimo, ma ad esultare sono stati i padroni di casa. Amarezza nell'Air Basket Termoli dopo un campionato iniziato in sordina ma vissuto da protagonista nella seconda parte di stagione. Ci spostiamo adesso al calcio, la Cavese si arrende al Campobasso nella semifinale di andata della Pool Scudetto. Allo stadio Lamberti festeggiano i molisani che ipotecano la qualificazione. Cavese e Campobasso si incontrano nuovamente, le strade dei molisani e della Cavese in questa semifinale di Pool Scudetto. Rasi. Il traversone di Rasi, il controllo, bella la sponda di Di Nardo, poi Lombari col mancino, pallone debole, la scucchiaiata di Maldonado per Di Nardo, il controllo, la conclusione di Di Nardo e c'è il gol, 1-0, Antonio Di Nardo, il Campobasso è in vantaggio, la rispedisce in avanti, il rimbalzo che poteva trarre in inganno il difensore della Cavese, attenzione però al contropiede del Campobasso con Lombari al limite dell'area, Lombari con mancino, Lombari 2-0, il raddoppio è di Andrea Lombari che lotta, si fa fermare da Megna, il pallone buono per Di Piazza, attenzione alla Cavese, questa manovra offensiva in area di rigore, Di Piazza prova la conclusione, il palo di Di Piazza. Non ha fretta il lupo in questo momento, ovviamente può amministrare al meglio il 2-0, attenzione Lombari in area di rigore, Lombari si getta in scivolata, era oggettivamente complicato. Il fischio, Zenelai va direttamente in porta, Esposito, il pressing di Piazza, ne esce bene il portierino di proprietà del Benevento, il pallone diventa buono per Di Nardo che taglia le spalle, attenzione Di Nardo all'interno dell'area di rigore, la mette dentro Di Nardo, troppo lunga per Lombari qui al Lamberti di Cava dei Tirreni. Lombari aspetta l'arrivo di Grandis, riesce a toccare il pallone, ancora Grandis, Di Nardo si allarga, Parisi prova la conclusione, Di Nardo. Scorrono gli ultimi minuti di questo primo tempo, da vedere se ci sarà il recupero oppure no. Parisi, no, brutta raga, trova il gol alla Cavese, ha segnato Di Piazza al 44esimo. Ancora l'incursione la Cavese che adesso deve dare una sterzata a questo secondo tempo per cercare meno il gol del pareggio dopo un primo tempo un po' deludente da parte della formazione di Napoli. Infatti lo trova, lo avevamo appena detto, i fischi del Lamberti per dar fastidio a Maldonado, la rincorsa di Luis, la conclusione, sì, Luis Maldonado fa 3 a 2, grande punizione di Luis. Di Nardo, pallone dietro, Parisi, vai, 4 a 2, Parisi al rimorchio, fa 4 a 2, Francesco Parisi, la rincorsa di Luis, sì, Maldonado fa 2 su 2, 5 a 2. Foggia il pallone verso Tropea, poi pesta ancora in avanti la Cavese, ancora Tropea col mancino, Tropea, brivido, fischio finale, finisce qui
5-2, vince l'andata di questa semifinale della Polo di Scudetto il Campobasso. Le reti di Di Nardo, Lombari, Parisi e la doppietta di Luis Alberto Maldonado. Appuntamento a giovedì 6 giugno all'Avicor Molinari per il ritorno di questa grande sfida. I rossoblù molisani del tecnico in seconda Giovanni Piccirilli torneranno ad allenarsi domani in vista della gara di ritorno in programma giovedì 6 alle ore 16. Intanto per la prossima stagione in Lega Pro si avvicina alla firma l'ex allenatore del Gubbio Piero Braglia, in contatto continuo con il direttore sportivo Sergio Filipponi. Al torneo di parabadminton a Calangianus in Sardegna, l'atleta della società ASAM di Isernia, Gianfranco Iaconelli, ha conquistato la medaglia d'oro. 21-19 il risultato in favore del giovane venafrano nella gara di finale. Domani mattina, ancora a Campobasso, si svolgerà la cerimonia di inaugurazione dei Giochi della Gioventù dei Licei Sportivi, un evento promosso dal CONI all'interno della scuola Allievi Carabinieri di via Colle delle Api. E con questa notizia è veramente tutto, noi ci fermiamo qui. Arrivederci.